Ciao ragazzi, oggi sono qua in tuta mimetica, come vedete, è la Fiera del Rosso. No, vi dicevo, siamo qua e voglio fare quest'ultimo video prima di mandare in pensione questo telefono che mi ha accompagnato in tutti i video che abbiamo fatto finora e voglio parlarvi di un concetto su cui siamo un po' superficiali, ossia la tecnica. Che cos'è la tecnica di esecuzione? La tecnica di esecuzione nel contesto della ginnastica artistica può essere definita il modo in cui qualcosa viene eseguito, allo scopo di ottenere una prestazione che sia efficiente e che sia efficace allo stesso tempo. Quindi questo modo con cui si devono eseguire determinati movimenti definisce come il corpo va a muoversi nello spazio e come i segmenti corporei lavorano in coordinazione per generare un certo tipo di traiettoria. Il problema è che quando impariamo qualcosa, è vero che si dice la forza è una skill, le skill sono collegate alla tecnica, eccetera, eccetera, ma a me piace individuare due tipi di movimenti, i movimenti che sono puramente di forza, cioè se c'è benzina, il movimento si fa, come per esempio una trazione alla sbarra, e se non c'è benzina, ovviamente il movimento non si fa, cioè se non ci sono, non c'è la forza di base sui gomiti e dorsali, non si sale. E dopo ci sono tutti quei movimenti di forza che però presentano una componente tecnica. Quello che io ho notato e sperimentato allenando tante persone, formando tante persone, è che c'è chi impara prima e c'è chi impara dopo. E c'è la terza categoria, quelli che imparano super velocemente. Ovviamente sempre nel contesto dei movimenti di forza che hanno anche un'elevata componente tecnica. Primo elemento che mi viene in mente, la verticale. Perché ci sono individui che imparano super velocemente? Gli individui che imparano super velocemente sono tutti coloro che si pongono in una condizione di apprendimento dove la possibilità di sbagliare è estremamente ridotta. Per esempio, nel caso della verticale, una persona che possiede poca mobilità di spalle, quando entrerà nella posizione di verticale, non avrà il peso che è scaricato in modo ottimale attraverso le articolazioni che devono supportare il peso del corpo, di conseguenza ci sarà un'elevata incertezza, quindi, e soprattutto se non si capisce la caduta, una paura di cadere, non sapere cosa succede, farsi male, cioè di qua di là, per cui il movimento intanto non è sicuro e non verrà mai imparato. Il problema di imparare un elemento tecnico sbagliato è che voi dopo lo dovete correggere. E se si è stimato che per imparare un movimento tecnico fatto bene ci vogliono all'incirca 20-23.000 ripetizioni, pensate che per correggerlo ce ne vogliono il triplo. Quindi immaginate che per imparare una cosa fatta male vi ci voglia un anno. Ovviamente dovrete spendere 3 anni per correggere quel movimento. Quindi quello che vi dico io è, se dovete imparare un movimento tecnico, voi dovete mettervi nella condizione di poter sbagliare il meno possibile. Giusto per farvi un paio di esempi di ragazzi che seguo io, Simone Allegro, Giovanni Antomari, Mario Franchini, sono alcune persone che dopo aver sbloccato la mobilità delle spalle hanno avuto un repentino sviluppo della capacità di mantenere la verticale libera, semplicemente perché un corretto allineamento, una corretta mobilità scapolo-omerale permette di scaricare il peso in maniera ottimale. E quando si è in verticale è logico che il peso è percepito talmente poco che la posizione sembra sicura e di conseguenza non c'è la paura di cadere, non c'è la paura di sbagliare, tutte le cose diventano estremamente più facili. Quindi, oltre a questa sicurezza, c'è il vantaggio che se noi prima andiamo a lavorare sulla mobilità articolare nei movimenti tecnici che richiedono effettivamente un certo range di movimento, noi, quando dopo inizieremo la pratica del movimento tecnico, se abbiamo colmato tutti i punti, ci troviamo nella situazione di non dover correggere più niente.
Cioè, la gente spende un casino di tempo ad imparare i movimenti tecnici perché deve continuamente andare a correggerli, a ripassarli, a migliorare qualcosa. E io sono il primo a dirvelo. Quando io ho imparato la prima verticale, ovviamente era dritta, però c'era un po' di compensazione dalla parte del torace, il torace si apriva sempre. Quindi cosa facevo sostanzialmente? In parallelo aumentavo la mia mobilità. E cosa ho notato? Che era sempre un correggere la posizione in funzione della mobilità che stavo aumentando. E questo non giova, perché tutto quello che gira intorno alla verticale doveva essere per forza di cosa corretto nuovamente. E questo ha allungato i tempi di apprendimento. Per farvi un esempio, nell'imparare ad eseguire la verticale su una sbarra singola con la presa dorsale, prima di riuscire ad eseguire il primo colpo, 5, 6 da 10 secondi, sono passati mesi, sono passati anni. Perché? Perché il peso non era scaricato in modo ottimale e io, aumentando la mia mobilità in parallelo, dovevo ogni volta ricorreggere qualcosa. Quindi questo dimostra, e io vedo in modo molto evidente che questa cosa si verifica nell'insegnare ai bambini anziché insegnare agli adulti, è che i bambini, non presentando nessun tipo di restrizione, non devono effettuare correzioni. Voi gli date un maledettissimo input per l'allineamento e per la percezione del carico e loro la imparano subito senza doverla mai correggere, perché possiedono tutte le qualità fisiche per poter realizzare un movimento minimizzando gli errori dovuti appunto alla mancanza di qualche qualità, come può essere per esempio la mobilità articolare. Quindi secondo me il problema del perché ci siano persone che imparano i movimenti tecnici così lentamente è che si trovano nella situazione di non poterli eseguire commettendo pochi errori, quindi di conseguenza tutto il movimento diventa incerto. Quello che invece dovrebbe essere l'approccio corretto è smettere di praticare movimenti dove si vanno ad eseguire errori e lavorare su tutti quegli aspetti che invece causano questi errori, che sia una forza di base, che sia una forza specifica, che sia una mobilità articolare, che sia la percezione del peso, che sia la paura di cadere e via dicendo. Tanto meno è elevato, tanto meno è elevata la possibilità di produrre un errore dovuto a determinati deficit, tanto più velocemente voi potete imparare. Quindi ricordatevi questo: volete imparare un movimento tecnico, dovete mettervi nella condizione di non cadere mai in errore.